Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issam e oggi vediamo la seconda parte di questo quadricottero che si chiama V-Fly, che dovrebbe essere pronto al volo. Adesso vediamo se è pronto al volo, poi andiamo a vedere che cosa compare sullo schermo durante l'FPV e la sua stabilità, come diciamo come vola durante l'FPV. Adesso siamo in modalità attitude o autolivellante, o anche si chiama anche angle. Questa modalità praticamente la troviamo sullo switch C nella posizione 1. I motori vanno armati nel modo classico di clean flight o beta flight, con lo yaw a destra, e si disarma praticamente al contrario, con lo yaw a sinistra. Armiamo i motori e vediamo che quando iniziamo ad armare i motori girano automaticamente. Proviamo adesso ad alzarlo e devo dire che è dritto dritto, cioè proprio molto molto stabile, e anche non è neanche tanto reattivo né poco reattivo. Probabilmente hanno aggiunto un po' di expo sopra, non lo so. Il quadricottero, come potete notare, è veramente stabile. Adesso ho una batteria da 4S 1300 mAh, andiamo a vedere quanto è scattante questo quadricottero in verticale, quanto stabile e quanto scattante. Allora, 1, 2, 3, ecco, direi che bisogna aggiungere un po' di, aumentare un po' i PID sullo yaw. Il quadricottero è abbastanza scattante, ovviamente non è il tank 250 ad alta performance, però devo dire che per gli accessori che ha, per il peso che ha, è soddisfacente. Le luci davanti sono molto belle, lo identificano molto molto bene, specialmente davanti. Anche dietro lo identificano anche bene, si vede bene. Il quadricottero in modalità attitude è molto stabile, però io avrei aumentato leggermente di più i PID. Sicuramente li avrei aumentati un po' di più. Vediamo com'è la modalità Ratitude o Horizon. Passiamo lo switch alla seconda posizione e proviamo a fare una capriola. Ok, devo dire che riesce a fare bene le capriole. Anche qui secondo me ci sta un po' di aumento dei PID. Ecco, direi che le impostazioni per un principiante vanno anche bene. Io preferirei aumentare leggermente i PID rispetto a quelle che sono. Che sia pronto al volo, è assolutamente pronto al volo. Adesso proviamo la modalità Rate o la modalità Acro e spostiamo lo switch sulla terza posizione. Direi che come reattività va bene anche. Aumenterei sia la reattività del quadricottero ma anche l'expo, perché sicuramente per un principiante questo da pilotare così in acro è un po' difficile, però si presuppone che un principiante inizi con la modalità stabilizzata o autolivellante. Adesso siamo sempre in modalità acro. Facendo questo movimento qui vedete che è molto stabile, non pende né da una parte né dall'altra. Questo vuol dire che questo quadricottero è molto bilanciato, bilanciato molto bene. Il peso dietro è uguale al peso davanti o sul lato, e in più i PID sono corretti. Come potete notare, adesso se cerco di curvare nella modalità attitude o stabilizzata o autolivellante non riesco a chiudere un cerchio, e questo perché quando spingo il quadricottero in avanti il quadricottero ha un'angolazione massima sufficiente a mandarlo anche molto veloce. Il problema è che quando acquista una certa velocità, per riuscire a curvare dovrebbe riuscire ad avere un'angolazione del roll maggiore rispetto al pitch, perché se no non riesce a fermarsi e curvare. Questa angolazione non è stata impostata bene
nel quadricottero. Ovviamente se siete principianti questo non vi servirà, perché non andrete così veloci, e probabilmente vi servirà anche un'angolazione uguale sia sul pitch che sul roll. Però se siete degli esperti sicuramente dovete ritoccare i PID, e sì, è pronto al volo questo per un principiante, perché sicuramente un esperto non sarà soddisfatto delle impostazioni e dovrà andare a cambiarle, ma questo non è un problema per un esperto perché si presuppone che sappia andare a modificare le impostazioni a suo piacimento. Per quanto riguarda le batterie che consiglio per questo quadricottero, consiglio le batterie da 1500 mAh, o anche 1550 vanno bene. Perché? Perché le 1300 mAh, ovviamente stiamo parlando delle batterie a 4 celle, sono sottodimensionate per un quadricottero del genere, che consuma tanto, purtroppo sia per il suo peso ma anche perché i componenti comunque consumano tanto. Per quanto riguarda la batteria che consiglio, ecco, dovete scegliere che ci sta in questo supporto di ferro. Perché? Perché per esempio se mettiamo le tattoo qua che sono un po' più alte che lunghe, ce la facciamo tranquillamente e riusciamo anche a far passare il cavetto di qua e quindi infilarle in questa posizione qua. Per quanto riguarda invece le sector bat, come potete notare sono giuste della dimensione di questo ferro e non riusciamo a fare entrare i cavi di qua. Intanto anche il cavo è un po' corto, quindi l'unico modo per riuscire ad attaccarle è questo. Quindi se lo mettiamo qua, il problema è che ci sta, l'elica gira anche, però in caso di vibrazioni che spostano leggermente la batteria potrebbe colpire l'elica, perciò dovete stare attenti alla batteria, alla dimensione della batteria che comprate per questo quadricottero, che deve essere più alta che lunga. Ovviamente la batteria è anche una preferenza personale, c'è qualcuno che vuole un volo più scattante e non gli interessa una durata maggiore, quindi può utilizzare una 1300 mAh. Adesso mettiamo su la GoPro e mettiamo anche il DVR per registrare direttamente dalla camera telecamera in FPV, e andiamo a fare un po' di FPV, vediamo come se la cava questo quadricottero. Una cosa molto importante da ricordarsi se utilizzate un DVR del genere è di non staccare la batteria prima di disattivare la registrazione, altrimenti perdete il file come la maggior parte dei registratori video. Purtroppo il DVR di bordo non è capace di registrare le informazioni dell'OSD che compaiono sullo schermo, che sono il voltaggio della nostra batteria in tempo reale e la durata del volo dal momento che abbiamo armato i motori, l'orizzonte artificiale e in quale modalità di volo siamo. Forse è anche meglio, perché se uno vuole registrare col DVR magari non vuole queste informazioni che compaiano sullo schermo, ma vorrebbe far vedere solamente le immagini del volo. Devo dire che questo quadricottero è molto veloce e la telecamera è ottima nonostante la sua dimensione, e credo che sia CMOS, però come potete notare se la cava benissimo. Non so se potete notarlo in realtà, perché dal DVR è difficile notare la qualità che io sto vedendo in questo momento, ma devo dire che sono assolutamente soddisfatto dal punto di vista della chiarezza dell'immagine, la definizione e anche la luminosità. In realtà non c'è sole, oggi come potete notare il sole assente, ieri ha anche nevicato e quindi non posso testare il wide dynamic range di questa telecamera, ma da quello che sto vedendo in questo momento posso dire che mi diverto tantissimo a pilotare questo quadricottero, nonostante non abbia mai toccato, neanche collegato il quadricottero al computer, quindi presumo che sia Clean Flight o Beta Flight che ci sia sopra, però non l'ho collegato neanche, quindi non ho cambiato le impostazioni. Sicuramente avrei modificato le impostazioni a mio piacimento, però sto testando questo quadricottero per voi, per vedere se un principiante che non vuole andare a cambiare nessuna impostazione può pilotare questo quadricottero, può divertirsi con questo quadricottero, può imparare con questo quadricottero, e devo dire sì,
lo può fare benissimo. E ha tutto quello che gli serve per farlo. Ecco, sicuramente non è per niente facile togliere il velcro per liberare la batteria da questo quadricottero, visto che c'è questo supporto in mezzo. Adesso mettiamo la GoPro sopra e andiamo a vedere come se la cava con il peso della GoPro e anche dal punto di vista della stabilità, perché un peso in più sicuramente influisce sulla stabilità. Così avete anche un confronto tra l'immagine della GoPro e l'immagine del DVR. Ecco, posso dirvi che la GoPro sopra questo quadricottero con una batteria da 1500 mAh è troppo pesante, quindi dovete mettere una batteria da 1300 mAh e questo vi accorcia la durata del volo sicuramente a 2 minuti al massimo, quindi non so se vi conviene. Vedete voi. Se piace questo video non dimenticate di cliccare sul tasto mi piace e se avete delle domande su questo quadricottero potete lasciarle giù nello spazio commenti e vi rispondo appena possibile, e se non siete ancora iscritti potete cliccare qua sul tasto iscriviti per iscrivervi ed essere aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Grazie a tutti e ciao, alla prossima.